Torniamo al punto dei rifiuti. Succede questo in Sicilia, nascono delle discariche private che si stanno arricchendo. In questo momento in Sicilia l'emergenza rifiuti, che la continuiamo a chiamare emergenza, ma dura ormai da 20 anni a 30 anni, per cui non è più un'emergenza, è uno stato di fatto, è così da noi, va cambiato. Tu parlavi di discariche, io ti faccio un esempio, la discarica di Mister Bianco, quella di Motta Sant'Anastasio e Mister Bianco, è partita nel 97 come discarica abusiva, nel 2001 gli viene data l'agibilità praticamente, e adesso è la discarica di 800.000 metri cubi, gli viene data dalla regione la possibilità di allargarla fino a 2 milioni e mezzo di metri cubi. Stanno distruggendo un territorio, perché di fatto lo stanno inquinando, lo stanno massacrando, i cittadini non la vogliono e stanno protestando in maniera molto ampia, ma la politica è sorda, non c'è stato nessuno che ha chiesto ai cittadini di Mister Bianco, di Motta Sant'Anastasia, degli altri paesi che incidono su quella zona: volete che allarghiamo la discarica, volete voi una discarica? Non c'è partecipazione per il cittadino, non siamo cittadini, siamo sudditi di una regione che sceglie come farci morire, che sceglie dove buttare i propri rifiuti. Ma noi i rifiuti, perché li utilizziamo come un problema? Perché per noi sono un problema? Quando invece negli altri paesi, il nord dell'Italia, l'Europa, ci fanno invece soldi, per gli altri sono una risorsa, per gli altri sono un'opportunità di lavoro e per noi invece rimangono un problema e rimangono anche causa delle malattie, delle morti che ci sono nei nostri territori e del più grande inquinamento che abbiamo, che è quello delle falde acquifere e del percolato che ci corre dentro. Come lo dobbiamo risolvere? Attuazione alla strategia rifiuti zero, quindi una parte normativa molto determinante, che attraverso delle leggi particolari deve dare la possibilità di riciclare, riutilizzare o ridurre i materiali che in questo momento stiamo trattando, che sono quelli degli imballaggi piuttosto che di tutto il resto che nella nostra vita diventa rifiuto. Se i materiali che troviamo nei supermercati, quando andiamo a fare la spesa e via dicendo, non rientrano in queste tre categorie, allora sono i materiali che hanno un errore di progettazione industriale e tramite una legge li vietiamo, ne vietiamo il commercio. Non dobbiamo fare, noi dobbiamo tutelare il nostro territorio perché è una miniera d'oro dal punto di vista turistico, ma io non vado a farmi il bagno dove ho di fronte una piattaforma petrolifera. Tra l'altro questo di Sciacca è abbastanza inquietante, perché noi la stiamo attenzionando da tempo, c'è una rete regionale che si chiama NotRiv, di cui anche noi facciamo parte, ma ci sono tantissime associazioni e tantissimi cittadini che sono slegati da logiche di voto, diciamo, che compongono questa rete regionale NotRiv, e abbiamo attenzionato questo problema soprattutto nella zona di Sciacca. Sai che la società che ha in concessione le trivellazioni si chiama San Leon e ha un capitale interamente versato di 10.000 euro. Come fai a fare trivellazioni offshore con una società che ha il capitale di 10.000 euro? Chiaramente c'è un... Ecco, è una cosa strana, e noi abbiamo chiesto alla magistratura di intervenire, quando meno di fare chiarezza da questo punto di vista. Un altro problema, soprattutto perché siamo contrari, è anche perché i siti oggetti di trivellazione e di ricerca, perché in questa fase faranno ricerche sui fondali per sapere se c'è petrolio, se conviene scavare tutto il resto, vanno a incidere in quella zona dove c'è quella famosa isola Ferdinandea, che è di origine vulcanica, cioè in realtà è un vulcano sottomarino. Andare a trivellare in una zona dove sotto c'è un vulcano, secondo me è da stupidi. Dico, però io non sono un tecnico, però non lo... cioè io penso che petrolio più calore non sono due cose che si sposino bene assieme. E se vai a Priolo e parli con una persona di Priolo, ti dice: se scavi sottoterra non trovi il petrolio, trovi idrocarburi raffinati, perché le vasche di contenimento sono sfondate e quindi non contengono più nulla, si disperde nel terreno. Possiamo ancora pensare di vivere in questa Sicilia? Vogliamo mettere delle royalty molto più alte, come fanno in Svezia, 70-80% del fatturato, perché io non devo farmi soldi con quello che fai tu, io devo avere miliardi di euro a disposizione pronti a fronteggiare un problema ambientale e soprattutto risanare un territorio, perché i cittadini che vivono in quelle zone non hanno il diritto di morire.